Salve a tutti amici di Playa Latina Web TV e un grande saluto anche a tutti gli amanti della musica e del ballo. Io sono tornata nella rubrica Liscio, sì grazie, e sono con i nostri due squisiti ospiti, Raul e Mirko Casadei. Tante sono le domande che ho voglia di porvi oggi e parto subito da Raul. Ciao Raul, chiedendoti il tuo rapporto con Secondo Casadei, tuo zio. Beh, lo zio Secondo mi voleva molto bene, ma mi voleva un bene anche interessato, oltre che il bene normale per il fatto che era mio zio. Lui una volta ha scoperto che io gli ho fatto sentire due canzoncine che avevo scritto, le prime, una si chiamava San Marino Goodbye, una Riviera Romagnola, una Il Vaso del Cacciatore, Il Vaso degli Sposati, e lui ha cominciato ad arrangiarle un po', a portarle in orchestra, poi interessato, nel senso quando ho portato queste canzoni in orchestra hanno cominciato a fare un successo nuovo. Non c'erano solo i vecchietti che amavano solo la musica tipica, solo suonata, non cantata, perché con le parole non potevano ballare, eccetera. Insomma, l'orchestra si è rinfrescata tanto. Mi ricordo che la prima notte che mio zio ha suonato in giro San Marino Goodbye, è tornato a casa alle 2 e mi è venuto a svegliare in camera mia a quell'ora dicendo: Raul, i giovani sono avvicinati, hanno detto chi ha scritto questa canzone, quindi si è innamorato follemente di me, follemente tra virgolette, nel senso che capiva che io ero una fonte, una piccola miniera per fare accrescere, soprattutto evolvere la sua musica. Siccome lui era un evoluzionista e gli sarebbe piaciuto avere sta carta da giocare, l'ha trovata ed era super felice. E poi per lui ero più di suo figlio, per lui ero più di sua moglie, ero più dei suoi amici. Pensate, ogni volta che doveva spostare una cosa, anche un bicchiere da tavola, ormai si era ridotto che mi telefonava, quindi ci volevamo molto bene. Grazie Raul per i ricordi che condividi con noi. Mi giro e chiedo a Mirko. Mirko, i tuoi rapporti con Raul? Raul Casadei ha un carattere vulcanico sicuramente, è come un bambino, sempre pieno di energia e sempre pieno di voglia di fare tante cose, e devo dire che questa è stata la sua grande forza. Sicuramente la forza più grande sua è stato l'entusiasmo, un entusiasmo appunto da bambino. E passo a porvi una domanda davvero di praticità attuale. Raul, lo usi il computer, il PC, internet? Ti piace, ci lavori, ci stai lontano e fai fare tutto alla segreteria o magari ai figli? Com'è il tuo rapporto con questa realtà quotidiana? Effettivamente io il computer, internet, sì, lo amo visto da lontano. Io ho preferito, invece di tuffarmi su internet, nel computer, in queste novità meravigliose della tecnologia, mi sto tuffando sempre più nel contatto con la natura, vicino al mare, vicino ai fiumi, col cane da caccia, in riviera. Tu Mirko invece cosa ne pensi? La globalizzazione è senz'altro un'arma a doppio taglio e bisogna saper dosare bene le cose. Insomma, la globalizzazione è anche positiva perché si comunica, ad esempio nella musica ti dà la possibilità di comunicare con tutti, con tutte le etnie, con tutti gli stati, con tutte le persone. Insomma, è una grande cosa. E ovviamente l'importante è mantenere un po' di radici, di rappresentare la propria provenienza, proprio per differenziarsi in questo mondo globale. Grazie Mirko, torno da Raul chiedendoti, ma la tua passione per la musica da dove nasce? Io avevo voglia di suonare, ma non sapevo come fare a cominciare. Poi mio zio Secondo, il fondatore dell'orchestra, mi ha regalato una chitarrina un po' vecchia, un po' stonata, e ho cominciato a giocarci sopra, ma non mi sono mai innamorato dello strumento in sé, perché poi oltre alla chitarra io ho studiato il trombone, il pianoforte, il violino, però non sono mai stato innamorato di uno strumento. Io amo la musica, il rapporto con la gente, ma soprattutto amo scrivere le canzoni perché mi sono sempre sentito dentro una certa poesia. Rimango a chiedere a Raul, ma hai qualche musica che prediligi più di un'altra? La musica mi piace tutta. Mi piacciono i cantautori, soprattutto quelli che cantano italiano, cantautori italiani, perché capisco il testo. Io sono innamorato delle parole perché attraverso le parole cerco di scoprire l'anima del cantante. Allora, io so che c'è un aneddoto sulla parola liscio che ogni tanto ho sentito. Hai voglia di raccontarlo ai nostri web spettatori, Raul? La parola liscio, i miei predecessori non l'ha sentita nessuno, nemmeno Secondo Casadei.
Perché la parola liscio mi è venuta fuori. Eravamo alle rotonde di Garlasco, provincia di Pavia, un locale bellissimo d'Italia, creato su delle piscine così. E la gente ballava, erano tutti felici, c'erano i giornalisti, c'erano le famiglie, c'era il sorriso di tutti. Allora mi è venuto voglia, siccome andava tutto bene, andava tutto liscio, mi è venuto voglia di gridare dal palco: vai col liscio! Ed è rimasto uno slogan. Mi ricordo che c'era presente anche Rosanna Mani di Sorrisi e Canzoni, e la settimana dopo mi ha fatto la copertina: Casadei vi insegna a ballare il liscio. Vai col liscio! E su questo slogan, vai col liscio, io ringrazio Raul e Mirko, che questa puntata ha parlato davvero pochissimo, ma mi interessava scoprire delle particolarità di Raul. Io ovviamente vi invito ad andare a vedere i videoclip delle canzoni che abbiamo scelto per voi oggi in questa puntata, che sono scritte qui sotto, e vi invito a rimanere con noi per le prossime puntate per scoprire di più su Raul e Mirko Casadei, i nostri graditissimi ospiti di Liscio. Sì, grazie. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao.